Insomma, è mancato tanto Salvatore Aloi nell'equilibrio di alcune dinamiche di centrocampo e nell'equilibrio a 360 gradi della squadra. Ma guarda, io penso una cosa, che un giocatore non fa una squadra. Sicuramente contribuisco a dare una grande mano, ma sono fiducioso nei miei compagni, infatti affermo, l'hanno dimostrato. L'Ancona un po' meno. Ma ci può stare, una partita sbagliata capita. Un tifo per Aloi. No, lo so, ma in generale ne ho sentite tante di queste cose, ma ripeto, sono un giocatore a disposizione della squadra, i miei compagni hanno fatto bene, una partita si può sbagliare e ci sta. Questo fastidio al ginocchio come sta? No, molto meglio, sto bene, ho recuperato e sarò disponibile al 100% martedì. Pontedera, in campionato ci è andata bene, però come si sa i playoff sono un altro torneo a parte, può succedere di tutto. Dobbiamo essere subito applicati mentalmente, concentrati, perché sicuramente loro verranno a battagliare per passare il turno. Salvatore, ho fatto la stessa domanda a Merola e a Plizzari, hanno un po' glissato. Vediamo se tu ci dici qualcosa di diverso. Futuro di Salvatore Aloi, sei in scadenza, ma a Pescara ti vogliono bene. Sì, io ringrazio che tutti che a Pescara mi vogliono bene, però ad oggi dicono che purtroppo a giugno niente, il mio contratto scade col Pescara e quindi spero di trovare e di sedermi con la società per cercare un punto d'incontro. Quindi vorresti restare, diciamo? Ma da parte mia, se ci sono i presupposti, io sto bene a Pescara, quindi sono contento nel momento in cui si può instaurare un rapporto, un progetto, di rimanere a Pescara. Sorride dietro la telecamera Brosco. Lui le conosce, le dinamiche di mercato, quindi sorride, certo sorride.